Li chiamano wet market, mercati bagnati, perché il sangue degli animali macellati sul posto bagna i pavimenti su cui poggiano le bancarelle. Sono le immagini dell'associazione Animal Equality a raccontare come animali selvatici ed allevati, pronti per il macello, convivano in gabbie troppo anguste dove non è difficile far proliferare virus e malattie. Questa era Wuhan, pochi giorni prima della pandemia. Oggi la Cina ha vietato il commercio e il consumo di carni selvatiche, ma non sono pochi, denuncia Animal Equality, i mercati rurali che continuano a sfuggire ai controlli. E così accade in diversi paesi del sud-est asiatico, Cambogia, Thailandia, Laos. Ma anche India.